presentare il libro I messaggeri d'Abruzzo del mondo nasce veramente dalle pagine del Messaggero, che io ho una rubrica che curo ogni domenica sugli abruzzesi all'estero. Sono 20 anni che scrivo di personaggi abruzzesi nel mondo. Per questo libro ne ho raccolti 100 e i prossimi 100 saranno nel secondo volume. In pratica questi personaggi rappresentano tutto l'arco professionale che possa esistere nel mondo, dagli avvocati agli ingegneri, ai restauratori, architetti, attori, sceneggiatori, tutto economisti, professori, accademici, c'è tutto un arco professionale che i giovani specialmente potrebbero consultare per capire come si potrebbe avere successo all'estero. Questo è un libro che spiega esattamente qual è stato il percorso professionale di questi personaggi. Molti di questi personaggi li ho incontrati a Singapore, oppure in Argentina, oppure in Brasile, naturalmente a New York, come Romolo Algeni, Bruno D'Ascagno, che ho incontrato a New York, e dopo ci sono personaggi che ho incontrato, Paolo Di Francesco, che ho incontrato in Messico, e Paolo è di provincia di Chieti. C'è il famoso vescovo di Fossa Cesia, Giulio Mannuccini, che è nell'isola del Borromeo, Francesco Panzieri, incontrato a Los Angeles, lui è quello che ha fatto gli effetti speciali per Star Wars. La maggior parte dei contatti sono in persona, però la maggior parte sono per telefono o per via email, ma comunque ogni personaggio deve avere un contatto diretto.